È di nuovo la squadra dei parroci a vincere la settima edizione del quadrangolare del volley della Befana, che è andato in scena nella serata di ieri al Palazzetto dello Sport di Fano, dove ha visto tantissimi intervenuti per questo ormai tradizionale appuntamento. Ad arrivare secondi la squadra dell'Avis e della Proloco, terzi i politici, mentre all'ultimo posto la squadra formata dai giornalisti e dai media partner. La soddisfazione è tanta, il palazzetto si è riempito e siamo tutti contenti del risultato anche se abbiamo perso. La gente si è divertita, sono rimasti soddisfatti, la beneficenza è andata a buon fine e insomma tutto come un'altra volta, come gli anni passati, ha portato bene. A vincere come ogni edizione però è stata la solidarietà. L'intero rincasso dell'evento ha infatti raccolto 1.491 euro donati, anche questa volta al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera, rappresentato dal sindaco Mauro Falcucci. Per parlare del terremoto in questo momento di festa è brutto, non andiamo affatto bene, stiamo andando non bene. Siamo in un ritardo imperdonabile, credo. Abbiamo appena soltanto consegnato 11 casette dopo 16 mesi. Ne daremo forse l'8 altre 12. Credo che i numeri parlano da soli. E ovviamente in montagna il tempo al momento sta nevicando, quindi diventa molto difficile completarle. Non abbiamo rispettato i tempi.